Ciao a tutti e ritrovati nel magico mondo di Ploppy. Allora, non so bene cosa uscirà fuori da questo video, però vi volevo mostrare le creazioni velocemente che saranno disponibili martedì 5 dicembre sulla mia pagina Facebook Il Magico Mondo di Ploppy alle 20:30, orario italiano ovviamente, e saranno disponibili veramente varie creazioni per tutti i generi, per tutti i gusti. Ma insomma, abbreviamo il tutto questa introduzione e iniziamo subito col farvi vedere delle creazioni che qui su YouTube non vi avevo ancora mostrato. Allora, iniziamo subito con il mini mondo di Aurora che è completato. In questo caso ve lo faccio vedere finito. Ho aggiunto la parte del muschio. Cerco di farvi vedere bene tutti i dettagli. Magari aumento un attimino la luce. Ok, adesso andiamo avanti, cerco di farvi vedere il più possibile e vi faccio vedere in questo caso un'altra creazione che non vi avevo mostrato qui su YouTube, ovvero la volpina delle nevi, è tutta bianca in questo caso. E ho cercato di renderla quanto più sbrilluccicosa possibile per quanto riguarda la cornice, e invece per quanto riguarda lo sfondo ho cercato invece di renderlo perlato, così da garantire un contrasto. Per i glitter ho utilizzato quelli di Sparkly Treasure Shop, spero di averlo pronunciato bene. E questa è la catenella che riprende le tonalità del ghiaccio. Poi andiamo avanti e vi faccio vedere, vediamo un po' cos'è che non vi ho mostrato. Ok, questa fan art di Stranger Things. Credo di non averla ancora mostrata qui su YouTube. Eccoci qua. Allora, ho realizzato 11. Se avete visto il telefilm sapete di cosa sto parlando. 11 è questa bambina che vedete qui all'interno che ha dei poteri particolari, speciali. E, ho realizzato lei con i suoi waffle qui all'interno del mini mondo e ho rappresentato il mondo sottosopra. Cioè, il mondo sottosopra, se non mi sbaglio. Si dice così, lo chiamano così all'interno del film, correggetemi se sbaglio. E qui sopra ci sono quei mostri cattivi che Undici deve combattere, infatti l'ho rappresentato qui su. E questo è il mini mondo. Poi andiamo avanti e vi voglio mostrare in questo caso, vediamo cose che non vi ho fatto ancora vedere. Sapete che non ricordo? Allora, questo è un work in progress e ve l'ho mostrato stamattina, premessa, oggi è domenica, non so se riesco, metterò questo video online, cioè domani. Perché i tempi della mia connessione sono molto lenti, quindi allora questo ve l'ho mostrato su Instagram oggi e vi ho chiesto se lo riconoscevate, se riuscivate a indicarmi
E comunque a indovinare di che mini mondo si sta parlando qui e siete state bravissime, ovvero il mini mondo di Pocahontas. Ho già realizzato anche Pocahontas, eccola qui. E devo solo andare ad assemblare il tutto. Verrà più o meno così. Spero tanto che vi piaccia, fatemi sapere cosa ne pensate. A me piace tantissimo come mi è venuta la quercia. Poi andiamo avanti e vi faccio vedere anche i mini, no, i mini mondi, le mie storie in campana. Allora, abbiamo questa qui di Ariel e Ciaone. Questa di Belle che comunque ancora vi dovevo far vedere e tutte queste nuove cose che vi sto facendo vedere sono comunque delle novità che mi avete suggerito di fare durante una diretta di Instagram. Vi ricordo che il mio Instagram è giovi-proppi. Se volete vedere bene come si scrive, comunque tutto sotto nelle info box c'è tutto. E mi avete suggerito appunto di fare anche Belle con la rosa, me l'avete suggerito anche qui su YouTube e io ho cercato di mettercela tutta per fare comunque tutte le creazioni che mi avevate consigliato. Tutte non riesco a farle per il 5, quindi per l'app, però ci tenevo a farne quanto più potevo. E Belle ci sono riuscita. Mi piace molto come sono venuti i suoi occhi, la sua espressione così sognante. Insomma, mi piace, spero tanto che piaccia ovviamente anche a voi. Poi vediamo un attimino, vorrei fare una carrellata veloce delle creazioni che saranno disponibili. Sarà veramente una carrellata velocissima. Allora, abbiamo queste fan art di Rosenberry, ovvero Masquerade Carousel. Aspettate che metto bene a fuoco. Eccoci. Poi andiamo velocemente avanti perché queste sono cose che comunque già vi avevo mostrato. Poi ci saranno le mie fatine. Questa è la prima. Con le antennine. Poi andiamo avanti, un'altra fatina. Poi sempre con le antennine. Poi velocemente avanti, vi faccio vedere, dovrei avere anche altre. Ecco qua un'altra fatina. Poi quest'altra creazione che è sempre una fan art ispirata ad un'altra graphic novel di Laputin Francis, Metilla e Francis in questo caso. Poi andiamo avanti e delle creazioni riprese da delle vecchie creazioni dell'app di Natale dell'anno scorso fatte rimodernizzate allo stile di oggi, ovvero le bamboline vintage su questo cavalluccio a dondolo in legno, montate già con perlina qui verde e qui invece sulle tonalità del rosso. Poi andiamo avanti e vi faccio vedere cappuccetto rosso. Di questa volevo fare anche riccioli d'oro, ma non credo di essere più nei tempi ormai. Vabbè, comunque la rifarò, cioè la farò ugualmente, sarà disponibile magari successivamente o comunque agli eventi. Infatti, dopo Natale devo comunque organizzarmi bene per le vostre richieste e poi devo assolutamente procedere per la realizzazione di delle creazioni che poi saranno disponibili in un prossimo evento. Poi, allora,
queste qui che vi feci vedere tanto tempo fa, ovvero le fiammelle. Un secondo, perché qua con tutte queste catenelle non sto capendo più niente. Aspettate che arrivo, eh. Eccomi. Le fiammelle. Eccoci qua, anche con le fiammelle. Ok, andiamo avanti. Cerco di essere velocissima così da farvi vedere bene tutto. Poi ovviamente tutte le foto saranno disponibili il giorno 5 dicembre, qualche oretta prima dell'app, in modo tale da decidere la vostra creazione preferita, da vedere bene tutte le informazioni sotto ad ogni foto, insomma potrete vedere tutto con calma, tranquillamente. Questa è una fatina Steampack con orologio e questa è la catenella. Poi andiamo avanti. Ok, un secondino, cercavo, eccola. Anche gli orecchini si impigliano a posto. Eccoci qua con la mia elfetta aiutante insieme all'orsacchiotto burlone, mattacchione. E anche in questo caso ci ho messo questa perlina pelucchiosa. Ok, poi allora ora vi voglio far vedere poi c'è anche questa, sempre un'altra volpina. Anzi, colgo l'occasione per chiedervi quale stile di volpina preferite, cioè genere, anzi meglio, quella classica dei boschi o questa qui delle nevi, total white. Fatemi sapere quale preferite. Poi, allora, sì, adesso arriviamo alle mie storie in campana. Allora, come sapete, tutto è iniziato con Maria Antonietta. Poi abbiamo, questa vi è piaciuta tantissimo, abbiamo la storia di Pinocchio insieme alla sua fatina Turchina. Poi abbiamo Crudelia De Mon, che sono riuscita a farle i dettagli del vestito. Poi abbiamo Cenerentola. E Gas Gas qui sotto, con il cotone, una bobina di cotone lì attaccata fuori dalla campana. Abbiamo anche Harry Potter, Hedwige e il cappello parlante con una lettera di Hogwarts. Ok, andiamo avanti. E abbiamo anche la regina urlatrice e con all'interno della campana Alice. E la storia di Ariel, ovvero la sirenetta e Ursula. Poi, upla, ti prego, no cadere. Poi, vabbè, bello, ve l'ho fatta vedere, la faccio rivedere, eccola qui. Abbiamo anche Belle per questa categoria di creazioni. Poi, per le più coraggiose, abbiamo It, The Dancing Clown, You Will Flat Too. Gna, gna, gna. Abbiamo lui, ovvero It, dal nuovo film, questa nuova fan art che già vi mostrai, che vi stavo appunto conservando per l'app di Natale. Poi sempre It, però una versione molto più pucciosa, sempre col palloncino You Will Float Too, con una mini barchetta, It che sta svolazzando
col palloncino. Ecco, così si vede. Poi vediamo un attimo, vengono tutte le categorie poi per quanto riguarda gli orecchini, ovvero i Bunny Potter, come mi avete suggerito di chiamarli, infatti ho adorato questo nome e così sarà, ovvero i Bunny Potter, insieme alle carotine, insomma ve ne faccio vedere una perché tanto poi sono tutte uguali le carotine e questi sono gli orecchini dei Bunny Potter. Poi, sempre come fan art, ho realizzato anche degli orecchini, scusate, si sono un attimo impigliati, di Stranger Things di 11 con i waffle. Ok, e anche per le sognatrici ho realizzato questi orecchini che ovviamente, manco a dirlo, non trovo. Ah, ecco qua. Il compagno, ovvero Lumiere e l'orologio in questa versione molto kawaii. E poi, sempre per le più coraggiose, una versione molto chibi, lo sapete, quella che ho realizzato io di Eat the Dancing Clown. E poi ci saranno anche bracciali, orecchini per quanto riguarda. Vi dicevo che appunto ci saranno anche bracciali, orecchini per quanto riguarda biscottini, orecchini di Starbucks. Queste cose comunque ve le ho mostrate anche su Instagram. Infatti vi invito comunque ad andare su Instagram, su YouTube, perché faccio dei mini video che sono molto più semplici comunque da caricare, da montare. Che saranno ovviamente anche quelli disponibili sulla mia pagina Facebook il 5 ottobre, in modo tale da rendere un app molto più vasto. C'è chi magari vuole il pezzo da collezione, come per quanto riguarda le storie in campana, chi preferisce invece fare un regalino fatto sempre a mano o comunque con la resina. Ma non vuole spendere tantissimo, insomma, c'è. Per tutti i gusti, per ogni esigenza, io spero tantissimissimo di rendervi felici e niente, fatemi sapere qual è il vostro pezzo preferito. Io comunque se riesco aggiungerò anche altre cose che vi farò vedere man mano poi su Facebook o su Instagram. Spero di riuscire ad aggiungere anche altro, anche se comunque è bello corposo questo app. Ad ogni modo, fatemi sapere cosa ne pensate. Io vi mando un grossissimo abbraccio e grazie, grazie di cuore per tutti i commenti che mi state lasciando sotto le foto, i video, sia su Instagram che su Facebook. È un onore per me perché mi state dicendo la parola che più state utilizzando per questo app è magia. Quindi grazie di cuore, ne sono felicissima che state apprezzando così tanto. E niente, speriamo bene, tengo le dita incrociate. Ci vediamo martedì 5 sulla mia pagina Facebook, Il Magico Mondo di Ploppy, alle 20:30, orario italiano. Un bacione, ciao Ploppine, ciao!